In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori, sono in compagnia di Matteo Gentili. Buongiorno, buongiorno Matteo, benvenuto. Grazie. È un piacere avere sempre con noi giovanissimi autori, non solo di romanzi, ma soprattutto di raccolte di poesie. Oggi parleremo di storie di un poeta. Per prima cosa vorrei analizzare, ti potrà sembrare un po' strano, però la copertina, perché ho trovato una similitudine, ovviamente vedendo la mano qui dell'immagine, però anche con le tue. Già, allora, non è la mia mano, è un'immagine presa da Google, però rappresenta quello che io faccio nella vita reale. Diciamo, ovvero? Il poeta è quello che sono dentro, il meccanico, sono un meccatronico, meccanico e elettrauto, è quello che faccio nella vita di tutti i giorni, ecco, sono un meccanico, mentre il fiore, il soffione qui, il tarassaco, rappresenta tutte le parole che volano, perché le parole volano come sempre. Fiore, io l'ho sempre adorato da quando ero piccolo. Io e mia moglie poi lo amiamo molto, perché nostra figlia lo prende sempre in mano, lo soffia, allora sì, è uno dei primi fiori che ha preso. Sì, di 3 anni. Come amore si della mia vita. Irene. Irene? Allora, un'altra in arrivo, lo dico anche questo, a luglio. Belle notizie qui alla Book Sprint Edizioni. Approfittiamo allora per fare innanzitutto un bel saluto a tua moglie, che oggi è la gli auguri a mia moglie della festa della mamma, che è una mamma meravigliosa, eccezionale, vero? E a mia mamma comunque, che anche mi ha cresciuto, quindi la mamma credo. Che poi ne ha avuto di lavoro qui nella famiglia Gentili. Sei fratelli, sì, 3 maschi e 3 femmine, sono il primo di 6. Il primo di 6, complimenti mamma. Ritornando appunto al libro, questa è l'immagine della copertina che abbiamo analizzato, ma come hai deciso poi? Cioè, io vedo questo contrasto così forte tra il tuo animo sensibile, la tua anima, no? Interiormente come sei, un aspetto anche un po' proprio più rude, no? Diciamo. Neanche rude, forte, forte da romano. Del meccanico. Allora, è nato tutto quanto per un bisogno mio psicologico, per una questione di quando avevo 15 anni che salto dalle medie alle superiori, mi sono ritrovato dopo 2 o 3 anni che andavo a scuola ad essere praticamente isolato nel mio status scolastico, diciamo. Perché così. Cosa è accaduto? Praticamente ci sono stati degli episodi, diciamo, di bullismo psicologico nei miei confronti, perché i compagni di classe possono essere molto selettivi, come posso dire, se tu non ti vesti in un determinato modo, se non ti comporti in un determinato modo, sei isolato dal resto del mondo. Sì, viene messo un po' da parte. Una tematica tremenda, bruttissima. Purtroppo è presente, esatto. Adesso è stata attuale, adesso se ne parla più, di più. Esatto, ma anche con internet, YouTube, tutte le cose vengono riprese e, diciamo, aumentate di spessore, ma è presente da sempre il bullismo nelle scuole e dappertutto. Il mio non è stato fisico come bullismo, è stato più psicologico e non mi ha dato una spinta per iniziare a trovare dentro di me una mossa, insomma. Vorrei parlare con te di questo, sai, perché molti ragazzi che sono soggetti al bullismo non riescono ad avere questa forma riuscita da questo stato d'animo tremendo, sia che sia fisico o psicologico. Tu come sei riuscito? Appunto tramite la poesia, ma è stato qualcuno? Un mio più grande amico, se posso lo cito, si chiama Simone Albi, è stato un mio grandissimo amico. Lui praticamente, parlavamo un giorno, ma visto che ero leggermente, per usare un termine, depresso, diciamo proprio... Se momento, mi conosci bene lo vedi. Certo. E lui praticamente che ha fatto? Mi ha detto: guarda, esiste uno sfogo che utilizzo anch'io, perché anche lui ha avuto svariati problemi. Dice: uno sfogo che utilizzo anch'io, che è la musica. Dice: però io faccio rap, Disse, andava abbastanza di moda in quel periodo il rap, come adesso. Come adesso, d'altronde. Come adesso, però all'epoca c'era una minore cosa, minore. E disse: io tramite il rap scrivo, butto giù le mie parole, i miei pensieri, che non posso dire ad alta voce alle persone con cui soffro, cioè per cui soffro, le butto su un testo, le metto in rima e le butto su un testo. E ho detto: sai che c'è? Ci provo anch'io. Lui mi ha insegnato bene o male, diciamo, lo schema metrico, varie cose, e dopo le parole le utilizzavo io. Ovvio. E non ho mai usato un rimario, per dire, no? Ho sempre trovato le rime dal momento che mi sentivo, io trovavo una rima e la utilizzavo. Ovviamente all'inizio, a 15 anni, già la psicologia tua non è... Non è che c'hai questa grande esperienza, non c'ho né esperienza né conoscenze linguistiche eccezionali, e quindi scrivevo parole banali messe in rima così, ma giusto proprio come sfogo, per poter utilizzare
uno sfogo per non dove sta sempre arrabbiato e nervoso, perché questo si ripercuoteva nella mia famiglia, nei miei giustamente, genitori, perché dalla nei fratelli. scuola tu lo riportavi in famiglia, che Certo, era il luogo in cui ti sentivi non potendo sfogarmi a scuola, sicuro. mi sfogavo a casa, l'unico luogo dove comunque ti conoscono e ti ascoltano. Questo era. Hai avuto modo però di parlare anche questo, non solo con i tuoi genitori, ma anche con qualcuno dei tuoi fratelli o delle tue sorelle, Sì, forse diciamo proprio più sì, una ci sta, femminuccia, diciamo considerando sì, la c'è stata la sensibilità? mia terza sorella, che si chiama Sì? Letizia. Lei mi ascoltava sempre, sempre. Infatti, vabbè. Però comunque sì, per quanto ti può ascoltare, eccetera, non È è che forse ti anche può. una bimba, anche lei. Certo, ma io ho 11 anni, lei ce n'era 12, Vedi? capito? Non è che. Allora, diciamo che molto, molto, molto mi ha aiutato scrivere. Questo è stato proprio quello che mi ha aiutato più di tutto nel tirare avanti, nel cercare, cioè, di cambiare un pochettino il mio atteggiamento. Dopo le Bene. cose sono cambiate crescendo, visto, 17 anni ho lasciato la scuola, sono andato a lavorare con mio padre nell'officina. Cresci, L'importante è che tu abbia proseguito comunque un progetto, crescendo perché psicologicamente. No, sono stato fortunato poi perché, sempre su obbligo dei miei genitori, che comunque dicono un'istruzione è è necessaria, è necessaria, per importante, giusto? questo Ho rilasciato il ribadiamo. lavoro e ho ricominciato la scuola, però in un altro istituto. E ho Bene. conosciuto persone che sarà cambiata la mentalità, sarà la diversa città, quello che è, che io ho fatto leggere due o tre testi che ho scritto, di là mi prendevano in giro per ogni cosa. Dico, Invece ah, lì l'hanno ti accettato, capivano, l'hanno. no, No, ti ma mi facevano piaceva. complimenti, stavo molto felice di questa cosa. E ho continuato, 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 fino adesso che continuo ancora. E devi continuare, Matteo. E ci ho Posso provato. chiederti di leggermene qualcuna? Sì, allora Sceglila tu, non voglio aprire. c'è praticamente una Nulla. poesia che si chiama La gente come me, che l'ho scritta nel 2013 e parla proprio dell'episodio del bullismo, diciamo, a livello quello che ho Quello che hai passato io. percepito tu, Esatto. Mo giustamente. se la ritrovo. Sì, perché poi sono tante, Sì, sono giusto? 30 e passa. Ah, bene, come si chiama? La gente come me, però sì, La l'avevo trovato a gente come. 36, Eccola qui, eccolo qua, 36. 36. Prendiamo subito. Sono un po' emozionato. Ma non si Ah, direbbe invece se è riuscito ad andare bene come un volevo treno. leggere il ritornello, che è leggermente più corto, perché la poesia è Perché la abbastanza poesia è lunga, bella sono lunga. tre Ok. pagine di questo libro, quindi ecco, leggo un pochettino che racchiude un pochettino L'inciso proprio sì, della. allora dice, il peso della sconfitta può abbatterti, la paura a volte non aiuta a rialzarti. Con la poesia e la musica può aiutarti. Cresci, combatti e scrivi, così non puoi annoiarti. Da ciò che ti opprime puoi liberarti. E se ci tieni fino in fondo, forse puoi salvarti. Perché se tu ci credi fino in fondo su quello che fai, puoi Prima o poi uscire superi dal tutte le tunnel di difficoltà quello e in cui ti. riesci. Ma infatti Esattamente. io sono contenta di aver affrontato questa tematica proprio con te questa mattina del bullismo, perché è la dimostrazione, proprio per quello che ti ho detto prima, che molti ragazzi purtroppo non riescono ad uscire da questa Eh già, infatti situazione, si sentono e cose tutti i invece giorni. di parlarne o anche in famiglia con qualche amico vanno sempre indietro, 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 e rischiano di annullare completamente la propria persona e personalità. Invece tu sei Non. riuscito, quindi Sì, sono dare stato questo. fortunato, Sei diciamo stato così. Però fortunato, però. è importante anche il credere veramente in se stessi e il credere anche negli altri, perché no? Perché da solo tante volte non ce la fai, secondo Sì. me, Quando non uno ce la dice fai. aiutati, che Dio ti aiuta, Sì, per sicuramente. Però è carità. importante avere qualcuno a proprio fianco, perché da soli non si può fare Non, secondo me tutto. non ce la Non. fai. Spesso e volentieri non ce la puoi fare. Poi puoi trovare l'aiuto in Chiunque, certo. chiunque, un tuo genitore, un amico come è successo a me, un fratello, una persona sconosciuta che incontri per strada che ti dice una parola Ti dice che. una parola e ti fa scattare quel meccanismo, quel Esattamente. qualcosa che Proprio dice. di questa parola ti volevo dire una Di, cosa. sì. Perché la storia di un poeta nasce sì dall'episodio di bullismo, eccetera. Però l'ho superato. Io adesso ho Lo 28. vedo. 20, adesso ho 28, quasi 29 anni a Sì. novembre. E tutte le poesie cariche, pregnate di rabbia, di odio, di rancore, le ho lasciate un po' da parte. Ce ne sono un paio, però le ho lasciate un po' da parte. Sono La un buon storia di un poeta parte di invece è te. una cosa, secondo me, tanto particolare. Sì? Non è perché l'ho scritta io, però è una cosa particolare. Mi è stato detto, insomma, che è una cosa particolare. Praticamente le mie poesie non sono poesie normali, sono. L'immedesimarsi in oggetti, come può essere un aquilone, un carion, un palloncino ad elio, oggetti che tu vedi tutti i giorni, che non hanno l'anima, che non parlano, che non possono dirti nulla, però che, in cui io mi immedesimo in questo oggetto e cerco di dare un'anima a questo oggetto. Faccio un esempio.
tutto nasce grazie a mia sorella, un'altra delle mie sorelle, la quinta delle mie sorelle, la quinta in linea, sì, in linea temporale, si chiama Miriam Gentili. Praticamente io avevo un blocco dello scrittore, erano un mesetto e mezzo quando uscivo, scrivevo, si mette, scrivo sempre su queste cose, sul rancore, sulla vita di tutti i giorni, sul rancore, vita di tutti i giorni, non riuscivo a scrivere altro, nel senso, scrivevo di me, allora potevo scrivere o d'amore, mia moglie, mia figlia, ci sono testi su mia figlia, certo, su mia moglie, ci sono testi sull'amore platonico verso altre persone, eccetera. Ci sta un testo, si chiama L'ombra di mio padre, che è un testo a cui sono affezionatissimo, che comunque ricalca il rapporto con mio padre, eccetera. Però erano tutti testi sulla vita di tutti i giorni, che tu puoi leggere da qualunque poeta, no? Diciamo, certo, non è per dire che sono un... che viviamo, sì, che vivi quanti, continuamente, e poi scritti in maniera, diciamo, io non ho una scrittura aulica, scrivo normale, come parlo, come la vita di tutti i giorni. È la tua? Esattamente. Il tuo modo di scrivere e comunicare. Uno potrebbe dire, beh, scrivere in questa maniera, sì, ci sono 100 persone meglio di te che scrivono, no? Non importa, allora sono è successo tutti così, diversi, guarda, ti dico come è successo. Ma con un messaggio Miriam, a mia sorella, sì? Miriam. A Miriam e a Deborah, l'altra mia sorella, che sono le due che ho vicino e che mi leggevano sempre le poesie, le mandavo sempre. Gli dico, io ho il blocco di scrittore, non so più che scrivere. Mi dici qualche, mi dai qualche idea? E mi dice, mi manda un messaggio, era un sabato, mi dice, scrivi su una cosa inanimata. Lì per lì ho detto, sì, vabbè, se scrivo tutti, cioè, che scrivo una cosa inanimata. Invece mi è scattata la molla la domenica mattina, faccio colazione con mia figlia di 3 anni, gli preparo il latte con i biscotti. È bello intinge, vedere i giovani papà così che parlano dei figli. Intinge un biscotto nel latte, no, un morso, lo lascia a sciogliere su un fazzoletto. Ma è partita la molla, ho scritto la prima poesia, si chiama La mia vita da biscotto, che racconta questo biscotto. La mia vita da biscotto. Racconta questo biscotto che si scioglie, no, tutto è... Dico, testo scritto per ridere, non è che l'ho scritto con chissà quale pretese. L'ho messo su un sito di poesie, su un consiglio di un amico, sì? Su un sito di poesie, i messaggi, è geniale, è bellissimo, sono rimasto abbastanza... È una cosa molto carina, sì, anche sono perché rimasto è come se tu la contentezza poetica è parte di tutta la tua famiglia, di questo meccanismo. Tutto come è andato, no? Tutto quello che parte di te fuoriesce così nelle poesie. Dopo che è partito sto testo, sta nella mia vita da biscotto, non riuscivo più a fermarmi. Sono andato in un centro commerciale sempre con mia figlia, ho visto un carion, ho scritto un carion. Ho visto, abbiamo comprato, era carnevale, c'era i palloncini quelli ad Elio, alle fiere. Però un palloncino, ho scritto su un palloncino ad Elio che vola via, che la sensazione di libertà del volare via, di non stare ancorato a qualcosa. Un aquilone che può essere la bellezza di... Tutte queste cose, tutto così, tutte queste cose. Matteo, guarda, è stato piacevolissimo parlare con te, grazie. Vederti, vedere come ti racconti, come racconti di te, di tutto ciò che... sentire forte un nucleo della famiglia e vedere come sei riuscito a superare quel brutto momento che invece di portarti giù ti ha portato su, a loro spero, quei cattivoni li abbia... siano andati a fare cose via da noi. Bene, cari amici della Book Sprint Edizioni, io vi consiglio vivamente Matteo Gentili, Storie di un poeta, la raccolta di poesie.